arriva nel pomeriggio, una delle sorprese del girone B del campionato d'eccellenza, 21esima giornata. Il sempre Pisa ferma in casa il Nettuno sul risultato di 1-1, infliggendo alla banda di Catanzaro un solo punto in casa. Prima azione da parte del Nettuno, che impegna così il portiere Ospita, mentre al minuto numero 9 arriva il vantaggio con la spizzata che serve porcare 1-0 per il Nettuno. Fin troppo facile sembra, infatti il Nettuno tenta addirittura il raddoppio al minuto numero 16 con la conclusione del proprio numero 7, Cassandra, servito ottimamente dal numero 10, Floria. Sembra tutto fin troppo facile, infatti il sempre trova il pari al minuto numero 17 con Coluzzi, bravo ad infilarsi sull'ottimo assist da parte del compagno. Sempre Pisa che va anche vicino al raddoppio sul finale della prima frazione con il palo colpito da Reali a tu per tu con il portiere ospite, con il portiere di casa. Nettuno che non riesce però ad offrire altre azioni da gol e si passa così alla ripresa con il minuto numero 10 e a tentare la conclusione per la formazione di casa con la palla che esce di poco fuori e ancora la ghigna. Sempre Pisa avvicina la 2-1 al minuto numero 16 di testa, mentre alla 19esima sarà un'altra conclusione infine ad impegnare il numero 1 di casa, Giudice, che è costretto così a deviare in angolo. Al minuto numero 35, altra azione, però questa volta da parte dei padroni di casa, che tentano con la conclusione, ancora questa volta con il numero 11 Conciatori, destinato di lì a poco a lasciare il campo, che però non può far male. La conclusione al numero 1 ospite Secondelli, match che termina con l'espulsione del numero 4 del Nettuno Ranone per un brutto episodio accaduto poco prima. Così il match, dopo 4 minuti di recupero, può anche finire qui, senza sussulti e senza emozioni in una brutta ripresa, e il tra Nettuno e sempre Pisa è così 1-1, dopo che il direttore di gara, il signor Caputo della sezione di Cassino, può dire che basta così